Siamo collegati? C'è stato un piccolo problema tecnico perché ovviamente siamo in montagna e non prende benissimo, quindi anche l'infrastruttura della rete ovviamente in Calabria è complicata. Stavo dicendo che noi abbiamo caratterizzato il nostro percorso di attività politica e di attivismo nelle nostre comunità con parole guerriere, perché le parole guerriere sono parole di denuncia a cui poi seguono dei fatti circostanziati, e grazie a pensieri, parole e quindi ad azioni guerriere noi riusciremo a rivoluzionare questo sistema incancrenito. Abbiamo fatto cose inimmaginabili quando persino la legge diceva che era impossibile, come quando ci dicevano che era impossibile dimezzarci lo stipendio perché la legge è modificabile. Infatti stiamo ancora aspettando le leggi del PD sul dimezzamento degli stipendi e dei vitalizi. Noi già l'abbiamo fatto e l'abbiamo dimostrato nel nostro mandato pubblicando i bonifici delle nostre restituzioni, attraverso le quali abbiamo fatto ripartire un capitolo di bilancio statale che aiuta le piccole e medie imprese a risollevarsi e a lavorare in un periodo di crisi economica molto grave. Stamattina alla Lamezia Terme ho fatto un'altra ennesima denuncia della sanità. Abbiamo scoperto con i dati alla mano che diversi direttori generali ai vertici, quindi delle aziende sanitarie ospedaliere calabresi, hanno preso bonus illegittimi. Illegittimi perché sono premi in denaro sui loro stipendi che hanno preso nonostante addirittura non potessero ricoprire quel ruolo perché sono responsabili di sforamenti di bilancio, ovvero di deficit dei bilanci delle aziende sanitarie che oggi ci condannano al disavanzo sanitario e quindi al commissariamento, ovvero a tutti quei tagli ai servizi e alla sanità. Quindi questi grandissimi manager hanno messo in deficit i bilanci, ma questo sforamento non ha contribuito ad aumentare i servizi né a migliorarli. E quindi qui accanto a me ci sono tanti cittadini, attivisti, simpatizzanti, anche dei consiglieri comunali, e ognuno di loro qui nei loro territori è stato protagonista di azioni guerriere di resistenza, di lotta, di attivismo civico e quindi anche di parole guerriere. E quindi vorrei che ognuno di loro che vuole dica due minuti di parole guerriere. Presentati per noi. E io sono Antonio Marrapodi, consigliere comunale di Stilo nella provincia di Reggio Calabria. Guerriera è la difesa della finanza locale, dei bilanci comunali contro le usurpazioni dei poteri forti. Per noi guerriera è la difesa della elaborazione dei piani strutturali comunali per evitare che il territorio subisca nuovi scempi e nuove devastazioni. Per noi guerrieri è lottare accanto a Di Maio per un'Italia nuova e diversa. Ciao, io sono Marco, vengo dalla Decollatura e siamo qui insieme al nostro gruppo di attivisti. Ringraziamo gli attivisti di Serra Stretta per averci dato l'opportunità di trovarci tutti qui. Io sono l'ennesimo dei giovani che è partito per studiare lontano, con la speranza di poter ritornare poi nella tanto amata terra natia e poter dare il nostro contributo per migliorarla. Sicuramente possiamo farlo e potremo contribuire a migliorarla cercando di imprimere anche un significato diverso a ciò che possiamo dare. Lo possiamo fare sicuramente votando il Movimento 5 Stelle e aiutando e soprattutto contribuendo a diffondere le nostre parole guerriere insieme a Dalila. Salve a tutti, io sono Pino Di Ippolito, vengo da Lamezia e l'esperienza più importante di Lamezia che vi posso portare come movimento è quella della creazione ormai da 2 anni dello sportello SOS Antiequitalia. Milioni di euro che abbiamo fatto restituire ai cittadini, migliaia di cartelle che abbiamo esaminato, oltre la metà delle cartelle che abbiamo fatto annullare. Quella del movimento è un'esperienza che si è svolta attraverso progetti e attraverso interventi concreti di aiuto ai cittadini. Dicevano che la nostra era un'utopia.
forza era un'utopia. Adesso si sta sempre di più concretizzando. Siamo ad un passo a realizzarla nella pratica. L'unica cosa che mi sento di dire e l'unica cosa che mi sento di chiedere a tutti quanti, non rinunziate al sogno di un paese diverso. Buonasera a tutti, io sono Romina Leotta, anch'io mi considero una guerriera tra le guerriere. Parola guerriere per noi, noi ne abbiamo spese veramente tante nell'ambito del nostro comune, andando avanti con forza, un po' contro tutti, un po' controcorrente, ma sempre con, a testa alta e con la schiena dritta, come si suol dire. Ovviamente noi continueremo in questa azione che di denuncia, di controllo, ma soprattutto di bene per il nostro paese, perché appunto, come diceva prima Dalila, noi vogliamo cambiare il paese, non vogliamo cambiare paese. Esatto, e quindi anche in Calabria con tanta fatica, dove sapete che molto spesso è più facile delegittimare o attaccare qualcuno, noi abbiamo dimostrato nel nostro piccolo che si può cooperare con tante forze ed energie buone della Calabria. Quindi le persone che avete visto ed altre che non avete visto che sono qui intorno a me, che ci hanno ospitato. Guerriere in incognita. Sono... Ci sono anche guerrieri ovviamente dietro le quinte che ci hanno sempre aiutato nell'approfondimento e abbiamo fatto cooperazione cercando di utilizzare al meglio questo strumento che ci hanno dato Beppe Grillo e Gian Roberto Casaleggio con questa utopia formidabile del progetto del Movimento 5 Stelle. E dico sempre che qui ci troviamo immersi nella natura, per questo ho scelto anche Serra Stretta, perché il Movimento 5 Stelle è come un albero che con i suoi rami tende verso l'alto, tende all'utopia, ma ha le radici ben salde nella realtà. E noi la realtà ce la ritroviamo sempre in faccia ogni giorno, quando entriamo dentro gli ospedali e i nostri pronto soccorso scoppiano, quando la nostra macchina si scassa in reti stradali che non vanno. Ma noi nonostante questo resistiamo, agiamo da guerriere e condividiamo le nostre parole guerriere per sentirci più forti e più uniti. Quindi buon Natale a tutti, e vi ringrazio per averci seguito e comunque rimanete sempre collegati nelle mie pagine per capire cosa succederà, anche perché dopo Natale vedrete che ci saranno altri appuntamenti di Parole Guerriere sulla strada, quindi come si dice su Facebook, stay tuned, state pronti alle prossime attività ed incontri. Ciao a tutti! Grazie. Ciao! Ciao!